Pace e bene, ben trovati. E oggi, 1º febbraio, ricordiamo Santa Brigida d'Irlanda. Santa Brigida d'Irlanda fu badessa e fondatrice di uno dei primi monasteri irlandesi, nonché prosecutrice dell'opera di evangelizzazione intrapresa da San Patrizio. Brigida nasce probabilmente verso la metà del V secolo, presso Foçaar, e secondo un'usanza comune del tempo si consacrò al Signore in tenera età. Ricevette il velo dalle mani di altri santi e poi sarebbe addirittura stata ordinata vescovo. In realtà fu semplicemente badessa di Kildare, un monastero sia maschile che femminile situato vicino a Dublino. Nel tempo divenne consigliera e guida spirituale di quanti si avvicinavano a lei. La sua vita presenta analogie con la vita di Gesù, come l'episodio simile a quello delle nozze di Cana. Il breviario di Aberdeen riporta: spillò birra da un solo barile per 18 chiese, in quantità tale che bastò dal Giovedì Santo alla fine del tempo pasquale. La santa, inoltre, viene associata al fuoco che simboleggia la presenza costante di Dio. Nella sua abbazia, lei e le altre suore si alternavano nella veglia per mantenere sempre acceso quel fuoco che si levò dal luogo in cui Brigida dormiva. Questo rito era mantenuto costante anche dopo la sua morte. La 19ª suora, infatti, mettendo il ceppo vicino al fuoco, diceva: «Brigida, controlla il fuoco, questa è la tua notte». Il mattino successivo le suore trovavano il legno arso e il fuoco ancora acceso. Numerosi sono i miracoli da lei elargiti e numerosi sono i pellegrini che si recano sui luoghi legati alla sua memoria. Gli irlandesi, ancora oggi, conservano l'abitudine di porre un lumino sulle finestre delle loro case. Nel Medioevo il suo culto continuò a diffondersi anche in altre zone della Francia. I devoti erano soliti ripetere un'invocazione in gallese: «Santa Brigida, custodiscici nel nostro viaggio». Morì intorno all'anno 524. E il giorno in cui viene celebrata la sua festa è il 1º febbraio. Di Santa Brigida notiamo subito quel fuoco sullo stemma ed è questo che deve catturare oggi la nostra attenzione. Nel suo monastero c'era questa tradizione, quella del fuoco perpetuo, ossia un fuoco presente da tenere sempre vivo, e le suore, l'una dopo l'altra, si davano il cambio in questa mansione. Questo fuoco che cosa può simboleggiare nella nostra vita se non la fede? Se avete un fuoco in casa, un caminetto, sapete che non è automatico che quel caminetto sia acceso e che rimanga così a scaldarvi tutta la giornata. No, ha bisogno di essere curato, bisogna portare nuova legna, bisogna un po' stargli dietro, un po' coccolarlo il fuoco affinché poi ci doni il suo calore. Così è la nostra fede. Se la nostra fede non è nutrita come un fuocherello dentro casa, poi si spegne. Allora, come nutrire la nostra fede? Facciamoci un piccolo esame di coscienza e vedere quanto lo facciamo. La parola di Dio, i sacramenti, la nostra partecipazione alla carità. Ecco, queste sono tutte cose che fanno divampare il fuoco della nostra fede. E per questo ci mettiamo sotto la protezione di Santa Brigida affinché interceda per noi e affinché noi sappiamo ravvivare il fuoco della nostra fede per renderlo perpetuo. Santa Brigida prega per noi.